in corona, Luciano De Cecco. Ascoltate le sue parole. Ma la pagina praticamente ora è completamente bianca ed è stata scritta grazie alla penna di un regista, Luciano De Cecco, che è riuscito comunque, grazie anche alla possibilità che gli è stata data di diventare capitano della squadra e di maturare pian pianino, nonostante quello che è stato un lavoro molto certosino fatto durante l'estate, per poter prendere la squadra in mano e strabiliare con la sua scelta sempre precisa per cercare di detendere le situazioni con giocatori che pian pianino iniziano ad uscire fuori dalla partita, utilizzando primi tempi perfetti ma soprattutto delle pipe nel momento giusto per recuperare magari proprio nel quarto set Ivan Zajc, che aveva fatto due errori, per dare, accendere la miccia ad Atanasievic, che si è veramente tolto delle soddisfazioni pazzesche non solo al servizio ma con degli attacchi precisi che hanno fatto veramente male al muro della difesa di un Civitanova Marche che non è riuscita ad implementare la qualità in attacco. C'è un giusto mix tra giocatori esperti, con Podrashen che sa quando dare delle informazioni, con Max Colaci che è l'elemento in cui ovviamente c'è, come posso dire, il collante della squadra. Devo essere sincero, è stato molto bravo Gino Sirci a rinnovare fiducia in Lorenzo dopo ovviamente quell'episodio durante la Final Four. Lorenzo è un allenatore sanguigno, un allenatore che comunque sa il fatto suo. E vi ricordo dunque la sfida di domani, gara 2 con la Sir che parte con il vantaggio di 1-0, mentre la Lega ha spostato anche le gare di finale dei playoff a promozione in Superlega. Dunque vi leggo che martedì 1 maggio si disputerà gara 1 a Siena tra Emma Villas Siena e Monini Spoleto al Palaestra, dunque il Palazzetto dello Sport di Siena, alle ore 19. Al Palarota, gara 2 si giocherà sabato 5 maggio con fischio d'inizio alle 20:30. La serie tornerà in terra toscana per gara 3 martedì 8 maggio alle 20:30. L'eventuale gara 4 di nuovo a Spoleto sabato 12 maggio sempre alle 20:30. Se la finale dovesse decidersi come l'anno scorso contro Castellana Grotte alla quinta partita, il vantaggio di giocare in casa spetterebbe ad Emma Villas Siena, che riaprirebbe le porte al Palaestra martedì 15 maggio alle ore 20:30. Il calcio, la grande soddisfazione in casa rossa.